In questo video imparerai come creare l'effetto super velocità ottimo per i video d'azione. Ti mostrerò come girare con il tuo telefono e modificarlo con Filmora 9. Continua a guardare. Ciao, sono Elliot di Filmora, qui per migliorare il tuo talento di creatore di video. Prima di iniziare, non dimenticare di mettere mi piace, di iscriverti e di premere il campanello di notifica. Ora fai attenzione. Sembra come quelli dei film, vero? In realtà è un effetto molto semplice che puoi riprendere col tuo telefono e modificare su Filmora 9. Parliamo prima delle riprese. Per prima cosa, metti il tuo soggetto alla fine di qualcosa come un marciapiede o un corridoio. Per la ripresa ti occorre qualcosa come muri, edifici o alberi, in modo che la fotocamera abbia qualcosa da zoomare. Allontanati dal soggetto e quando sei a una certa distanza, inizia a filmare con il telefonino. Tienilo in alto in modo che il soggetto sia sempre nell'inquadratura e cammina verso di lui a passo lento e costante per ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera. Una volta che sei vicino al soggetto, chiedigli di alzare la mano per fermare la fotocamera e poi di spingerla via. Cammina all'indietro in sincronia con la spinta e continua a camminare indietro allo stesso ritmo lento e costante di quando ti sei avvicinato. Trascina la clip nella timeline. Se il tuo filmato è molto tremolante, potresti stabilizzarlo facendo doppio clic sulla clip e andando su Stabilizzazione. Altrimenti, passa direttamente alla modifica. Trova il punto nella clip appena prima che il soggetto inizi ad alzare la mano per fermare la videocamera. Fai un taglio qui e un altro taglio nella parte in cui la mano è completamente sollevata. Ora è il momento di impostare la velocità dei due tagli, in modo che sembri che la fotocamera stia accelerando verso il soggetto. Per la prima parte lo renderò 4 volte più veloce. Per fare questo, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla clip e seleziona velocità e durata. Cambia la velocità a 4. Per la parte immediatamente prima che la mano si alzi, invece, la renderò 2 volte più veloce. Faccio così in modo che la fotocamera si avvicini in modo naturale e più pulito al soggetto. Ora troviamo la parte in cui il soggetto spinge via la fotocamera e facciamo un altro taglio. Cambiamo anche qui la velocità a 4 volte per. Questo è già un effetto piuttosto interessante, ma se vuoi renderlo ancora più interessante, puoi aggiungere degli effetti per dare i superpoteri al soggetto quando rimanda indietro la telecamera. Ho usato alcuni effetti del pacchetto Arti Marziali, che può essere scaricato gratuitamente da filmstock.wondershare.com. Aggiungerò degli effetti solo quando la telecamera viene spinta via. L'elemento mano fiammeggiante 1 è un buon effetto da aggiungere. Basta trascinarlo sulla parte in cui il soggetto ha la mano su e quindi trascinare i bordi nell'anteprima per regolare le dimensioni. Vorresti che stia sopra la mano del soggetto, ma come puoi vedere, l'elemento mano è fatto con la destra, il soggetto invece usa la sinistra. Per risolvere questo problema, usiamo l'effetto inverti per renderla una mano sinistra. Uso anche l'elemento corsa kung fu nel punto in cui il soggetto spinge via la fotocamera. Per aggiungere un effetto visivo alla forza che sta mettendo, mettiamo questo elemento sotto la mano. Per aggiungere un po' di efficacia a questo, ho anche scaricato alcuni effetti sonori gratuiti dal sito web di Filmstock. Uso l'effetto sonoro Fire Whoosh e Breaking Whoosh, ma sentiti libero di usare quello che preferisci. Questo è tutto, e ora diamo un'occhiata. Questo è tutto! Facile, vero? Hai mai realizzato un video in cui i tuoi personaggi hanno dei superpoteri? Quali preferiresti avere? Super velocità per correre o super velocità per modificare i video più velocemente? Fammi sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale per vedere subito tutti i nuovi tutorial. Alla prossima e continua a creare!